Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Per la Libera Virtus è arrivata la prima vittoria in campionato di Serie B 1 donne. Nella terza giornata giocata al Palasport Nando Di Leo di Cerignola, le virtusine allenate da Marco Brubiglieri hanno vinto con il punteggio di 3-0 contro la Gigua Salerno, che in alcuni momenti della gara è stata abbastanza coriacea, ma non per questo c'è da sminuire quello che hanno fatto le Ovaldine, che finalmente anche in casa sanno farsi rispettare. Tra l'altro c'è stato anche il debutto della giovane Noemi di Schiena, che ha debuttato con 2 punti, un piccolo record certamente da non sottovalutare. La sentiamo nelle dichiarazioni a fine gara ed anche di Marco Brubiglieri, che mette in evidenza come la squadra abbia giocato bene. Allora Noemi di Schiena, tu hai debuttato stasera in questa partita contro Salerno, finita 3-0, quali sono le tue sensazioni? È stata una bella partita, erano anche una bella squadra, infatti non ci aspettavamo questo punteggio, erano abbastanza forti e ci siamo impegnate molto. Senti, come ti sei sentita essere in campo per la prima volta? Un po' ansia, anzi tantissima ansia, infatti mi sono trovata bene anche con la squadra che mi hanno accettato come... E tra l'altro soprattutto a muro e in schiacciata tutte quante hanno fatto il loro dovere, Marco. Allora, tatticamente hanno lavorato molto molto bene, abbiamo fatto esattamente le cose che ci eravamo prefissati di fare. In attacco devo dire che alla fine loro sono una squadra che fa fatica a mettere la palla per terra, però difende tanto, quindi noi non è che abbiamo sempre messo la palla per terra con regolarità, a volte abbiamo fatto un po' fatica, però nel complesso sicuramente i nostri attaccanti hanno lavorato bene. Per la Libera Virtus adesso arrivano 2 settimane intense di allenamenti, poiché alla quarta giornata la formazione ovantina usurperà del turno di riposo per poi concentrarsi su un'altra partita casalinga, quella in casa contro Santa Teresa Messina, e sicuramente ne vedremo delle belle. Mimmo Siena, Speciale News, Web 24, Palasport Nando Di Leo, Cerignola, Foggia.